La Toscana parteciperà al bando nazionale Programma innovativo per la qualità dell'abitare con tre progetti di rigenerazione urbana presentati a Firenze dal presidente della regione Eugenio Giani con l'assessora regionale alla casa Serena Spinelli e l'assessore regionale al governo del territorio Stefano Baccelli. Le proposte selezionate riguardano i comuni di Calenzano e Sesto Fiorentino, i comuni della Cintura Pisana, le unioni dei comuni della Garfagnana e della Valle del Serchio. I comuni hanno pensato su se stessi e hanno provato a capire come recuperare il loro patrimonio ai fini appunto dell'edilizia residenziale pubblica e dell'edilizia residenziale sociale. È stata una grande esperienza, proseguiremo perché riteniamo che la rigenerazione urbana sia un asset strategico per questa regione. Questo ha dato modo a ben 16 progetti delle amministrazioni comunali sotto i 60.000 abitanti, praticamente tutti meritevoli di un sostegno e di una realizzazione. Questi sono quindi i primi tre, perché abbiamo già assunto una delibera di giunta che è volta a costituire un parco dei progetti delle amministrazioni comunali della Toscana per gli ulteriori finanziamenti. Quindi partiamo con questi tre eccellenti progetti, ma anche gli altri troveranno una risposta e insieme a Lanci scriveremo e stimoleremo ulteriori progettualità da parte dei comuni della Toscana. L'obiettivo è ottenere in questa prima fase finanziamenti per 45 milioni di euro. La Regione ha svolto un ruolo di soggetto aggregatore dei progetti dei comuni.